È la soddisfazione per questo accordo. Sì, un accordo importante che vede da una parte l'amministrazione comunale, che è sempre stata attenta sotto la nostra guida a quello che erano gli aiuti, soprattutto delle fasce più deboli, insieme ai sindacati abbiamo sottoscritto questo importante accordo che prevede una serie di ristori economici importanti su quello che sono i bonus bollette, l'aiuto agli affari, il bonus badanti, tutta una serie di pezzetti che vanno a aiutare quella fascia della popolazione più debole. Noi non dobbiamo dimenticare che anche la pandemia ha sicuramente aggravato la situazione, ma anche in periodo pre-pandemico una parte della nostra popolazione era in difficoltà, aveva bisogno di essere aiutata. Quindi questo va proprio l'indirizzo, è quello di andare nella direzione di cercare di aiutare coloro che sono meno fortunati nella nostra società. È un accordo importante anche perché è stato fatto durante la pandemia del Covid, quindi è un momento difficile, è un momento che porta tensioni sociali all'interno anche della nostra città, e quindi fare questo accordo che interviene sulle fasce più deboli per dare delle risposte concrete è una cosa secondo noi molto positiva. Sì, allora, quando fra le amministrazioni locali e i sindacati c'è dialogo, c'è confronto, riusciamo ad arrivare a dei buoni accordi, soprattutto per i cittadini e per le fasce più deboli, quelle che noi rappresentiamo. Ma non solo, deve essere anche un viatico per iniziare a una collaborazione fra tutte le istituzioni e i corpi intermedi, affinché soprattutto per superare questo periodo di crisi, questa crisi pandemica, si possa ripartire ancora meglio e si possa dare uno sviluppo veramente sostenibile alla nostra società. Sul piano del metodo, un percorso che abbiamo ritrovato insieme all'amministrazione comunale e al sindaco, quindi continuiamo su questa strada, proseguiamo con altri tavoli, questo è molto importante. Poi c'è del merito, con delle richieste da noi fatte e ottenute, sulla base anche di riduzione delle tariffe, insomma, il nuovo regolamento per la TARI, insomma, cose importanti perché riguardano le persone che noi rappresentiamo e che hanno molto bisogno.